Buonasera amici della Pipa, rieccoci in un nuovo video. Eccoci qua. Allora, questa sera vi parlo di una pipa nuova e un misto di tabacchi che ho fatto, di due tabacchi di quelli che vi ho recensito. Così se voi avete questi tabacchi, li avete acquistati perché vi ho incuriosito nelle recensioni, potete provare insieme a me questa mistura che ho provato insieme ad altre che ho fatto in questi giorni. Questa è una delle più riuscite, insieme a un'altra che poi vi farò vedere in un altro video. Aspettate che tolgo la suoneria al cellulare, sennò poi mi suona mentre faccio il video, che ci stiamo mettendo d'accordo per una ciaspolata notturna e quasi quasi ci vado volentieri. Abbasso un po' la telecamera. Ok, allora mi verso dell'acqua, così ci beviamo una incredibile acqua durante la fumata. Niente di che, anche perché alcolici non ne ho più, quindi boh, qualcosa poi riacquisterò un giorno. Allora, il tabacco che volevo mischiare, i tabacchi che volevo provare a mischiare, cioè che ho già provato, io ho sperimentato diciamo varie percentuali di miste, e quella che convince di più è un più o meno a occhio un 60%, quindi un po' di più, di Glen Piper, questo qua, quello che ho recensito, della Robert McConnell qualche video fa, aromatizzato, non mi ricordo neanche più a che cosa, comunque c'era scritto nel video, non mi ricordo, e questo che era il Larsen Classic Delight, che era quello aroma fruttato e floreale che avevo recensito anche questo in un altro video passato. Allora, sono entrambi tabacchi ottimi, penso tra i più buoni che ho recensito, forse il più buono di tutti in classifica metterei come primo, ma perché ovviamente è mio preferito come gusto personale, per me, non ovviamente per tutti, il Sunset Breeze, come secondo probabilmente quello del scorso video tra virgolette sfocato, e mi volevo scusare per il video sfocato, ma ho voluto lasciarlo perché se lo rifacevo sicuramente non mi ricordavo tutto quello che dovevo dire o quello che ho detto nell'altro video, nel video prima, diciamo, in quello che ho lasciato, e mi spiaceva. Allora ho detto vabbè, pazienza, lo lascio anche se è sfocato parecchio, mi scuso, lì mi sono sbagliato a mettere a fuoco la fotocamera, ho toccato il tastino invece che l'automatico, il manuale, ed è venuto sfocato, me ne sono accorto alla fine, purtroppo l'avevo già fatto. Diciamo che alla fine sì, faccio vedere le pipe, le scatole di tabacchi, ma è più un ascolto che un vedere qualcosa nel video, quindi ho deciso di lasciarlo. Niente, sperando che questo si riesca a fare più a fuoco, speriamo, andiamo a comprovare questa mista. Allora, 60 di Glen Piper e 40 di Larsen Classic Delight. Io lo vado a mischiare dentro il tappo della scatola e a manciate lo prendo, cioè a pizzichi, manciate magari no, a pizzichi lo prendo a occhio, cerco di mettere un po' più di Glen Piper e un po' meno, guardo la quantità per non prendere troppo, non farne troppo che poi mi avanza, che non ci sta nella pipa, dato che la pipa che andiamo a fumare oggi non è una pipa grandissima, non è minuscola ma neanche tanto piccola. E questo diciamo che è come si dice, una combo, se possiamo chiamarla così, una combo di tabacchi che mi è piaciuta molto. Tanto mi vado a vedere, che non mi ricordo, a forza di vedere recensioni di tabacchi e di parlarne nei video, non mi ricordo più l'aroma del Glen Piper. Allora, il Glen Piper è un tabacco aromatizzato contenente Perrick Virginia e Black Cavendish, era quello col Black Cavendish tra parentesi Kentucky, quindi credo un Black Cavendish prodotto dal Kentucky, quindi
un, come si può dire, un Cavendish abbastanza forte, pieno di aroma e magari con un po' di nicotina. È aromatizzato a rum e aromatizzato a frutta e agrumi, tra parentesi rum e cioccolato. Quindi frutta, rum e cioccolato, in pratica. Prezzo 20 euro, ovviamente, perché uno è in latta ed è molto buono. Questo invece era aromatizzato frutti, floreale e fruttato, si sente molto una nota agrumata e di nocciola, e costa sui 9 euro questo, il Larsen 9 euro, l'altro 20 invece. Li ho mischiati mettendo una percentuale più alta di Glen Piper, lo mettete in un piattino, in un vassoietto, in un fazzoletto, oppure io lo metto direttamente nella scatola del Glen Piper nel tappo girato, e iniziate a mischiare un po' con le mani per metterlo in maniera omogenea i due tabacchi, che vadano tutto, cioè che non ci siano dei mappazzi di tabacco solo da una parte. Intanto che faccio questa operazione noiosissima, Dio buono, l'ho distrutto, l'ho fatto uscire, cazzo. Intanto che faccio questo, che sono un incapace, ho fatto un casino, volevo ringraziare tutti veramente per i commenti, per gli iscritti. Siamo 80 e passa iscritti in un mese, e parecchi commenti, 2-3 commenti al giorno mi arrivano sempre. Sono molto 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 contento di questo, mi fa davvero piacere, e a me fa piacere che a voi piacciono i video. Sono contento davvero di farli e vedo un riscontro positivo, quindi va molto bene. Allora, mischiato, ce lo andiamo a fumare oggi. Ho fatto un delirio incredibile. Ce lo andiamo a fumare in una Brebbia Manhattan. La guardo perché non mi ricordo più cosa avevo preso nel mio cumulo di pipe. Una Brebbia Manhattan. Questa Brebbia qua è veramente bellissima, esteticamente stupenda. Ma dato a volte con certi tipi di tabacchi qualche problemino in fumata, però li ho collegati spesso al problema dell'essere all'aria aperta, perché questa pipa non so perché, per pura casualità, l'ho spesso fumata, sfiga vuole, all'aperto, e in giornate alcune volte anche un pochettino ventose, tipo al mare o comunque giornate con un po' di vento, e quindi le fumate di pipa quando c'è aria non è il massimo, perché scalda tanto la pipa, il vento se entra dentro tende a far bruciare di più il tabacco, come se noi tirassimo di continuo, quindi oltre a uscire fuori la cenere, bruciare di più, scalda la pipa, fa acquerugiolo, fuori fa freddo, dentro c'è il caldo dell'abbraccio comunque del tabacco che brucia, quindi si forma acquerugiolo e condensa in fondo, arriva in bocca, è amara e ci girano le scatole, giustamente perché la fumata è rovinata, ecco. Però tutto sommato, altre volte invece, quando l'ho fumata, anche se meno, al chiuso, mi ha regalato delle ottime fumate. È una pipa che comunque esteticamente mi piace un casino, forse una delle mie preferite esteticamente. È una bellissima, bellissima pipa. Questa non so il prezzo da nuova, penso un centinaio di euro. Io l'ho presa in un mercatino, non credo neanche che la facciano più questo modello. L'ho trovata in un mercatino a 10 euro. L'ho messa a posto, pulita, e praticamente nuova. Era tenuta davvero bene, lucidata un pochettino, solita igienizzazione di sempre. E ce la andiamo a fumare. Allora, andiamo a caricare la nostra mista, il nostro esperimento di due tabacchi, che ho già comunque fatto e vi assicuro è molto valido, molto molto buono. A me piace spesso mischiare tabacchi, non solo quelli che non mi piacciono, insieme, diciamo, per quando non mi piacciono lo faccio per togliermi di lì, per creare un gusto nuovo magari più buono, e quindi cerco di farli andare, ma come invece in questo caso sono due tabacchi che mi piacciono moltissimo, ma volevo vedere se riuscivo ancora a tirare di fuori un qualcosa
ancora di più di quello che hanno loro, mischiando questi due tabacchi, o semplicemente creare un gusto diverso, un po' nuovo, per non magari andare a fumare sempre quelli, o comunque andare a acquistare un altro tabacco e provare questi. Ecco, io nonostante abbia come si dice, delle preferenze, dei tabacchi preferiti, mi stufo spesso, nel senso che mi piace provare tanti tipi di tabacco, probabilmente perché ne abbiamo tanti, peccato non tutti quelli che ci sono al mondo, perché in Italia non ne arrivano tanti purtroppo, e i più particolari anche buoni, che sono quelli americani, qua non arrivano, quindi un po' questo dispiace, però ne abbiamo comunque una grande varietà e questo porta a provarne tanti, ecco. Mi viene sempre da dire, penso che capiti anche a voi comunque, cioè non riesco a fermarmi su uno, nonostante il Sunset Breeze, che probabilmente adesso è il mio preferito, ad oggi è il mio preferito, nonostante ne abbia provati tanti, l'ho ricomprato tipo 3 volte, ma non di più. Poi preferisco spendere soldi per comprarne un altro, provarne un altro, e poi alla fine dico, cavolo, però il Sunset Breeze è più buono. Però niente, non c'è verso, devo comunque sempre provarne uno nuovo, più forte di me. Ma anche è bello che così, perché comunque si va alla scoperta di nuovi gusti, di nuovi tabacchi, se no alla fine finisce un po' lì anche il bello del fumare la pipa, ecco. Ok, siamo andati a caricare, abbiamo pressato bene, andiamo a accendere con i nostri cerini. Io vi dirò un po' le impressioni a caldo. Allora, andiamo ad accenderlo. Ce la facciamo? Lasciamo sempre bruciare lo zolfo, in modo che non impuzzi tutto il tabacco. Andiamo a bruciare con movimenti sempre pressoché circolari. Guardate come si alza il tabacco in accensione, adesso anche perché l'ho schiacciato un po', e si ribella e si rialza. Ok, poi prende fuoco il tavolo. Con i movimenti circolari si riesce, penso, lo sappiate già, però per chi non lo sa, si riesce ad accendere meglio tutta la superficie. È anche abbastanza logica la cosa. Poi si va col pigino, non so perché adesso vi dico come accendere la pipa, però vabbè, l'ho iniziato così con i movimenti circolari, allora già che ci siamo finiamo. Col pigino andiamo a schiacciare diciamo la parte bruciata di tabacco che si alza, per formare lo strato di, diciamo, di cenere, di neanche di cenere, proprio di parte bruciata, perché non è ancora cenere, di parte bruciata del tabacco, per permettere alla seconda accensione di accendere meglio il tabacco. Molte volte si fa anche tutto in un'accensione, quando magari il tabacco è un po' secco, brucia bene o si insiste un po' a accendere, si riesce anche con un'accensione sola. Oggi non mi è riuscito. Quando invece, già che ci sono, finiamo il discorso, se si schiaccia troppo, premette magari troppo il tabacco, come mi sa io in questa occasione, o il tabacco è umido o comunque troppo schiacciato durante la fumata, e vedete che tira male, o comunque tira ma si spegne spesso, con la punta del pigino, o se ne avete uno un po' più a punta, una sticella, quello da tre punte che c'è proprio l'ago, diciamo, la parte dritta in punta, andate a bucare un po' il tabacco in centro, gli fate una specie di forellino, una specie di spazio tra le varie strati di tabacco, in modo che passi aria, e quindi aiuta a arrivando aria da sotto aiuta di più a ossigenare, quindi a bruciare meglio. Andiamo a riaccendere sperando che tenga.
Ok, direi che è acceso. Vediamo per l'ultima volta dell'accensione e ce lo fumiamo. Allora, l'unione di questi due tabacchi è spettacolare, a meno per me è molto buona, ecco. Nulla magari di incredibile, però è buono. Che migliori o no il gusto non saprei, diciamo che a livello di piacere nel fumarlo è più o meno uguale, cioè sono due tabacchi buoni in maniera più o meno identica, e comunque l'uscita non, la fumata non potrebbe sicuramente fare schifo, ecco. È buono e si percepisce. Tra i due prevale leggermente di più il gusto, diciamo, generale del Glenpiper, anche perché è una percentuale leggermente più alta. Però dà un sacco di note aromatiche diverse, che sono molto buone. Non so neanche, adesso non ve le sto neanche a spiegare perché viene lunga, cioè nel senso, sa di nocciola tantissimo. La frutta si sente un sacco, sa quasi di frutta secca. Ha delle note mielate. Questa pipa qua, come al suo solito, scalda abbastanza. E le note mielate si sentono parecchio, che la cosa bella di questa nota mielata e dolce è che non si sente né in uno né nell'altro fumati singolarmente. Miscelati insieme danno questo gusto mielato alla fumata. Veramente un sacco si sente, non so spiegarvi perché, però si vede che mischiando questi due esce questo aroma. La pipa fuma bene, a parte che scalda un pochettino. Adesso sono anche io che tiro come un mantice stasera. E bella bella esteticamente, pagata poco sulla fumabilità. Un po' così così, ma vabbè, non è male. La radica è fine, è piccolina come pipa, quindi che scaldi anche un po' più del normale, ci sta. C'è già un po' d'acqua e ruggiola, che la sentite gorgogliare qua sotto. E sì, se avete acquistato questi tabacchi, provate a mischiarli, e se vi va, se avete voglia, nei commenti mettetemi pure degli esperimenti vostri che avete fatto unendo 2, 3 o 4 tabacchi diversi, con percentuali diverse tra loro, e fatemi sapere, che se ho qualcosa di quelli, o piuttosto li acquisto anche, li vado a provare e vediamo un po' com'è, così ci scambiamo, come io vi dico, questi, magari voi mi dite le vostre miste, i vostri esperimenti strani, e andiamo a consigliarci così a vicenda delle esperienze nuove in fumato. Bene, mentre mi finisco sta pipa, veramente buona, vi saluto e niente, vi do l'appuntamento a un prossimo video, sempre uno sfocato, speriamo, e a parte gli scherzi. E niente, vi auguro buone fumate a tutti, e grazie ancora dei numerosi iscritti, dei messaggi e di seguirmi. Grazie ancora, ciao, buone fumate, ciao ciao.